Buonasera cari amici e benvenuti a Leader. Siamo in compagnia del dottor Giuseppe Moreschi, titolare della ditta DGS. Buonasera e benvenuto dottore. Buonasera. Di cosa si occupa la sua azienda? La mia azienda è un'officina meccanica di precisione e si occupa di lavorazioni meccaniche conto terzi partendo dal disegno meccanico. Lavorazioni meccaniche di che tipo esattamente? E noi facciamo lavorazioni per il settore siderurgico e quindi facciamo tutti quegli elementi appunto per la colata e poi facciamo anche lavorazioni extra. Ah, quindi sono... voi fate dei pezzi, diciamo così, dei macchinari per le industrie del settore siderurgico. Esattamente, diciamo sono dei particolari che servono per la colata e poi facciamo anche pezzi a disegno, quindi anche qualsiasi altro settore, ok, che serve un particolare a disegno che non c'è in commercio, noi lo realizziamo in qualsiasi tipologia di materiale. Ho capito. Come nasce DGS? DGS è nata da un'idea mia e di mio fratello. Abbiamo incontrato una business angel che ha creduto in noi e abbiamo creato la nostra realtà nel 2014. Ah, quindi siete giovani, insomma, diciamo, no? Più o meno. No, lei è giovanissimo, dico anche l'azienda stessa. E, dove si trova l'azienda? L'azienda Castenedolo, a Brescia. I campi di applicazione della vostra azienda quali sono? Allora, noi facciamo principalmente lavorazioni per la siderurgia, però abbiamo diversificato, quindi spaziamo in vari settori. Non abbiamo il mercato di riferimento alla siderurgia, però poi spaziamo in settori. In altri settori. Sì, esatto. Quindi vi rivolgete a quali settori? Per la siderurgia e? Siderurgia nel mondo, perché comunque noi facciamo anche lavorazioni e forniture per l'estero. Ah, quindi lavorate anche con l'estero? Sì, avete... un 30% del nostro fatturato è estero. Il 100%? Il 30%. Ah, il 30%. Sì. E lavoriamo per tanti paesi, non solo europei, anche Brasile, Messico, Turchia. E invece per altri settori noi facciamo pezzi a disegno anche per l'ecologia piuttosto che per qualsiasi settore meccanico. Ho capito. Senta, quali sono i vostri punti di forza? I nostri punti di forza naturalmente sono la giovane età e quindi la mente fresca, pronta al cambiamento e all'affrontare anche le problematiche comunque dell'evoluzione del mercato continuo. Come avete affrontato il periodo della pandemia? Il periodo della pandemia è stato veramente difficile per tutti. Abbiamo cercato di fare delle analisi di mercato per vedere se c'era l'opportunità in nuovi settori. E abbiamo identificato appunto dei settori come l'aerospazio che poi è diventato il nostro nuovo, diciamo, obiettivo. E quindi noi con la pandemia abbiamo cercato di... Vi ha dato questa opportunità, sì, insomma. Sì, esatto. Quando c'è un problema cerchiamo sempre di avere visione al futuro, ecco. Ho capito. E quali innovazioni avete apportato in questi ultimi anni? Allora, negli ultimi anni ci siamo certificati, oltre alle certificazioni che abbiamo già, che è la 9001 che è sulla qualità, la 14001 sull'ambiente e la 45001 che è sulla sicurezza sul posto di lavoro. Abbiamo innovato la nostra azienda con una nuova certificazione che è la 9100 appunto per il settore aerospazio. Ma per il settore aerospazio di cosa vi occupate? Noi possiamo fare qualsiasi particolare da una flangia piuttosto che da un ingranaggio che poi andrà a... Quindi le parti meccaniche del motore del... Esatto. Quindi la colpa è vostra se cade un aereo? Speriamo di no. Ah, ecco. Però... Come si diventa leader nel vostro settore? Sicuramente non fermarsi all'oggi, ma continuare a vedere al futuro. Infatti noi abbiamo una frase che ci rappresenta che è il segreto del successo è la visione verso il futuro. Certo, e questo direi che è importante per un imprenditore, no? Avere, come dire, avere i sogni che poi diventano realtà, sognare realtà che magari non sono attuabili per il momento ma che comunque possono essere attuati in futuro. Esatto. Quali sono i vostri progetti futuri? I nostri progetti futuri, come dicevo prima, appunto sono l'aerospazio che è un settore di nostro interesse, nato appunto... Che state sviluppando... Sì, ci vogliono tante... È stato un forte investimento, non solo a livello di risorse economiche, finanziarie, ma anche proprio di forza, di tempo, perché comunque bisogna formare tutte le persone che fanno parte dell'azienda a un nuovo settore. E l'aerospazio non è un settore semplice, perché comunque ha delle regole ben definite, con dei processi ben definiti.
Quanti persone lavorano alla sua azienda? Noi abbiamo 22 collaboratori, più o meno, perché adesso stiamo crescendo, quindi stiamo cercando nuove risorse e speriamo appunto Voi formate anche le nuove leve che entrano, assolutamente, ovviamente, no? Assolutamente, infatti gli ultimi due ingressi in azienda hanno 19 anni e quindi pian piano crescono con noi. Certo. Quali sono i materiali che usate nella nostra produzione? Nella nostra produzione usiamo molteplici materiali, partiamo dall'acciaio, possiamo fare prodotti in rame, bronzo, alluminio. Non abbiamo... In oro no, eh? In oro purtroppo. In oro, platino, potremmo non provare. Usate metalli preziosi. Già rame è già un metallo prezioso, quindi cioè, bene o male. Rame assolutamente sì. E poi noi oltre alla fornitura di questi particolari facciamo anche le revisioni, quindi diamo ulteriore vita a un... Questo è un altro aspetto della vostra attività. Esatto. Fare revisioni di parti meccaniche? Di colata. Nel senso, la colata, le lingottiere della colata, noi oltre a fare la fornitura facciamo anche delle revisioni e anche altre parti del forno della colata dell'acciaio. E quindi riusciamo tramite dei ripristini con delle saldature, mediante saldatura, possiamo portare del materiale per riportare diciamo a nuova vita questi materiali. Perché la colata poteva avere dei difetti, dice lei? No, non è proprio la colata è il processo. Sì, no, sono i materiali. Che proviene dalla colata, in questo intendevo. Non proprio, nel senso. La colata abbiamo, sono i materiali che, la colata è l'acciaio, ok? Sì. Quindi va all'interno in una lingottiera si chiama, nella lingottiera noi facciamo questo, noi facciamo le lingottiere e tutta la parte di ruliera. Ah, fate le lingottiere voi, sì, ho capito. Esatto, noi facciamo le lingottiere. Che contiene appunto la colata. Esatto, esatto. Che è uno stampo praticamente, no? In poche parole, sì, detto volgarmente stampo, sì. Perfetto, la ringrazio, bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie a lei. E alla prossima, grazie. Grazie. Cari amici, buonasera, benvenuti al Leader. Questa sera siamo in compagnia del dottor Alberto Ossola, amministratore delegato dell'azienda Ossola. Buonasera, buonasera, benvenuto, buonasera, dottore. Grazie. Di cosa si occupa la sua azienda? La mia azienda è un general contractor, noi ci occupiamo principalmente di energie rinnovabili, cioè tutto quello che è il mondo dell'efficienza energetica, degli impianti fotovoltaici, con la particolarità di impianti fotovoltaici a terra, cioè sui terreni di grandi dimensioni. Quando nasce l'azienda? Come nasce? L'azienda nasce nel 1978 da mio papà e mia mamma e nasce da, tra virgolette, un fallimento dell'azienda dove lavorava mio papà, che faceva il dipendente, e da lì hanno intrapreso una carriera, io dico, imprenditoriale, e piano piano negli anni è stata portata avanti e poi successivamente è stata intrapreso da me a 18 anni il percorso. E dove si trova l'azienda? Si trova a Rocchetta Tanaro, in provincia di Asti. Provincia di Asti? Asti. Dunque, a chi vi rivolgete voi? Allora, in questo momento noi principalmente a pubbliche amministrazioni piuttosto che investitori o aziende. Ma non privati? Privati principalmente no, non è il nostro settore. Un'azienda è un'azienda strutturata e pertanto affronta un certo tipo di lavoro che è sicuramente più complesso che quello dei privati. Quindi voi, la vostra attività è rivolta soprattutto alle energie rinnovabili e all'ambiente, immagino. E l'ambiente, no? Certo, perché comunque facendo efficienza energetica o quello che è il mondo elettrico, che poi l'energia elettrica è quella che fa funzionare tutto. Fate anche geotermico? No. No. No, non me ne occupate. No, principalmente settore energetico elettrico, perciò impianto fotovoltaico, la produzione di energia elettrica. Che voi per... avete anche i bio impianti di fotovoltaico, quelli fatti con le erbe? Parliamo sì di impianti fatti su terreni, perciò dove in questo momento l'agrivoltaico, che è quello che integra sia culture, perciò tutto quello che è il mondo agricolo con la produzione di energia elettrica, noi in questo momento stiamo sviluppando parecchio. Ma ci vogliono dei permessi speciali per metterlo a terra? Allora, perché sì, ogni regione credo ha una sua, esatto, legislatura, no? Esatto. In Italia il mondo imprenditoriale è molto pronto nel quello che è l'investimento nelle energie rinnovabili. Dall'altra parte ci scontriamo su quello che sono le varie normative che sono molto complicate, c'è molta burocrazia, si riesce. Noi
su questo punto seguiamo dallo scouting, perciò dalla ricerca proprio del terreno idoneo alla realizzazione di tutto quello che è la progettazione e richiesta dei permessi nei vari enti. E com'è la situazione in Italia oggi per quanto riguarda l'investimento in questo tipo di energia? Come dicevo prima, il tessuto imprenditoriale piuttosto che gli investitori sono molto interessati, anche perché se pensiamo l'energia elettrica è quella che fa muovere tutto, cioè si può pensare a un'attività senza gas, si può pensare a altre tipologie di lavorazioni, ma senza l'energia elettrica non possiamo fare più niente. Pertanto il tessuto imprenditoriale è pronto, vogliono investire, gli investitori vogliono costruire impianti per la produzione, oltretutto produzione green, cioè pulita, cioè l'impianto fotovoltaico certo non ha tra virgolette inquinamenti, tant'è che i campi che noi progettiamo facciamo c'è anche... C'è solo da pensare in futuro come smaltire poi questi? No, abbiamo bisogna già pensato... Bisogna capire come smaltirli, è un po' come le auto elettriche, no? Tu vuoi l'auto elettrica, però poi le batterie come le smaltiamo? Beh. Quando avremo miliardi di batterie da smaltire cosa facciamo? Ce le mettiamo in casa? Cioè c'è anche questo problema, spesso i tecnici non si rendono conto che costruiscono un oggetto ma non penso che poi andrà smaltito quel soggetto, no? Esatto. Tant'è che anche su questa parte qua noi facciamo degli studi. Cioè, il campo fotovoltaico a terra è completamente riciclabile, perché ad esempio le strutture sono di acciaio e non c'è utilizzo di cemento. I pali vengono infissi nel rispetto terreno. Rispetto a quello messo sul tetto, dice? No, a altre magari tipologie di strutture per produrre energia. Ah, energia, cioè, ho capito, sì, certo. L'impianto fotovoltaico è completamente riciclabile. Pensiamo, l'acciaio può essere riciclato facilmente. Anche i pannelli hanno un suo riciclo, ci sono già dei consorzi che fanno il ritiro dei pannelli. No, questo è importante dirlo stato... perché molte persone la pensano come me, no, no, temono che poi ci sia il problema dello smaltimento. Se lei mi dice questo mi assicura ed è guarda, importante per il pubblico che ci ascolta. Sì, perché a oggi, che ormai sono passati più di 10 anni, dagli anni 2009-2010, dove c'è stato il boom dei campi fotovoltaici a terra, a oggi quei campi vengono revampati, perciò vengono ricostruiti e vengono rifatti. Perciò tutta quella ciclo dello smaltimento è già stato affrontato, cioè sappiamo come riciclare tutto. Bene. Oggi i campi che vengono costruiti, un domani il terreno può ritornare all'agricoltura e essere di nuovo non coltivato. Non nessun problema. Assolutamente. Senta, come si diventa leader nel suo settore? Sicuramente facendo dei piani a lungo termine. Soprattutto cercando di capire quale sarà l'andamento del futuro. Logicamente io dico, il nostro settore è il più bello del mondo perché sarà utile per sempre, l'energia elettrica ci sarà sempre. E poi strutturando le aziende, investendo sulla parte umana delle persone. Cioè noi in azienda abbiamo fatto diversi processi per questa parte qua, perché comunque quello che alla fine le aziende sono formate di persone, cioè l'attività, cioè il valore aggiunto sono le persone che lavorano all'interno. Certo. Il nostro lavoro parte proprio dalle persone. È efficace se la persona sì. È competente. Partiamo ad essere dei consulenti prima di tutto, nel certo. Consigliare sia il nostro investitore che magari l'azienda e poi nel realizzarlo. Ma il fattore umano per noi è molto importante. Le competenze si possono acquisire, si può formare personale, possiamo acquistare un macchinario per fare un'attività in modo più veloce, ma il fattore umano per noi è veramente fondamentale. Voi partite dalla progettazione fino alla realizzazione? Esatto, noi partiamo ancora prima dallo scouting, che è proprio la ricerca, ad esempio, del terreno idoneo, piuttosto che magari in un'azienda il punto dove installare l'impianto sulla loro azienda, per poi fare uno studio di fattibilità e poi portare tutto quello che è l'iter burocratico fino ad arrivare all'installazione e poi la gestione, perché è molto importante, la gestione dell'impianto dopo che è stato installato. Quindi voi fate anche assistenza? Sì, più che altro, più che un'assistenza, è proprio un monitoraggio, cioè essendo che l'energia elettrica è l'unica cosa che si può misurare e ha dei dati concreti. Noi pensiamo alla lampadina, quando si accende consuma 100 e quello è un consumo che è misurabile sia come soviet che nel tempo. Perciò sugli impianti fotovoltaici si fa la stessa cosa. Gli impianti fotovoltaici sono misurabili, perciò si può far vedere sia il beneficio ma anche quello che è stato, tra virgolette, l'investimento, il suo ritorno. E certo, ho capito. Bene, grazie dottor Ossola. Grazie a lei. In bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie. Grazie tante. Buona serata.
Buonasera amici, benvenuti a Leader. Questa sera siamo in compagnia di Francesco Serafini, enologo e fondatore dell'azienda Serafini e Vidotto. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Dunque, si parla di vino qua? Sì, si parla di vino, sì. Mi dica, cosa fate? Ma la nostra è un'azienda che si trova in provincia di Treviso, quindi oggi si trova nel centro del cuore del Prosecco, ma ha una storia di 38 anni e noi abbiamo sempre, io dico abbiamo fatto il piano B, perché noi abbiamo sempre amato produrre vini rossi o bianchi fermi. Ah. E quindi siamo quasi un'alternativa. Siete anomali. Anomali, sì. Ma la nostra è una storia particolare perché è un po' atipica nel mondo del vino. Nel mondo del vino, se hai la fortuna di nascere figlio di un agricoltore, potresti a un certo punto decidere di fare qualcosa di nuovo. Oppure arrivi per un progetto, per un investimento. La nostra è una cosa unica, eravamo due nulla, ma avevamo un sogno. E il sogno era fare una cosa impropria. Quindi nell'86, a fine 85, avevamo 25 anni, lavoravamo entrambi, e abbiamo deciso, in un mio colloquio di lavoro, invece di andare a fare il dipendente, di mese in proprio, gli ho detto me la dia in affitto. E questo uomo illuminato, una persona strepitosa, mi ha detto a quanto, e là ci siamo messi d'accordo e è iniziata la storia. Dopo 12 anni l'abbiamo acquistata una parte, acquistare non è pagare, l'abbiamo pagata piano piano, certo, col sacrificio. Ed oggi è una cosa che ha un buon valore dal punto di vista etico, soprattutto perché noi facciamo un'agricoltura pulita, non abbiamo mai avuto un obbligo nel decidere cosa produrre. Non c'era una storia, non c'era qualcuno a casa che ci dicesse fai così perché qua si fa questo. Decidevate voi cosa fare. La libertà assoluta, la libertà assoluta, e non è poco la libertà. No, specie se fai il lavoro che ami, direi, e se ami quel lavoro. Diciamo che non è stata una cosa facile, potrebbe essere una storia un po' da libro cuore se la racconto tutta, ma sarebbe troppo lunga e non c'è il tempo. Però devo dire che abbiamo sempre solo pensato a un aspetto che oggi è nella bocca di tutti, cioè la parola qualità. Però sono tanti i livelli di qualità, certo, e sono in funzione dell'impegno, della conoscenza, dello studio, della fatica, di quanto si è disposti a rinunciare nella vita per ottenere quella qualità. Infatti io il primo figlio l'ho visto che era già grande, il più piccolo è qua e me lo porto dietro, e quindi abbiamo inseguito solo quella cosa. Non so se abbiamo fatto bene o male, però abbiamo realizzato un sogno. I sogni un giorno devono diventare impresa. L'impresa ha altre regole, ha regole etiche, ha regole dove devi avere anche un po' di cuore. Direi che ha realizzato un sogno ed è stato bravo, perché l'ha realizzato bene, l'ha realizzato con il cuore, che è la cosa fondamentale, e in libertà. Quindi sono tutti ingredienti a favore suo. Serve anche un po' di fortuna. Sì, serve anche quella, però quando c'è la qualità e la passione, il pubblico lo sente questo. Perché il prodotto finito, quando arriva al pubblico, che è un prodotto buono, e si sente che è fatto col cuore, non fatto tanto per guadagnare 4 lire, e il pubblico poi dice, questo è una cosa che domani la andiamo a riprendere un'altra bottiglia. Io la penso così, insomma, e sono credo che anche lei mi dia ragione. Sono d'accordo. Quali prodotti fate? Allora, noi facciamo dei prodotti che uno, volendo toccare un tasto, a me non è mai piaciuto, possiamo fare dei prodotti internazionali. Noi produciamo dei tagli bordolesi, ci siamo cimentati dal primo giorno per l'amore per il Pinot Nero. È arrivato un progetto quest'anno, iniziato 9-10 anni fa, su uno champenoise, su un metodo classico. Noi facciamo la gara coi più bravi. Cioè, siamo degli incoscienti che si prendono però il tempo, perché non facciamo niente dalla sera alla mattina. Perché anche la conversione verso un'agricoltura di un certo tipo, noi la stiamo completando, ma la facciamo... Voi fate biologico? Non siamo ancora certificati, perché è un problema di carattere pratico. Certo. La mattina ci si deve scontrare o col posto dove vivi, o col clima, o con la situazione. Noi in questo momento non siamo nelle condizioni finanziarie per fare quel passo. La certificazione, per farlo bene. Fare tanto per fare non è Serafini Vidotto. Non ha senso, certo. Ok? E questo lo dobbiamo fare sempre, senza mai toccare quella cosa che per noi è fondamentale, la qualità assoluta del prodotto. E siamo tanto esigenti.
forse troppo. Quindi fate vini rossi ma anche bianchi? Vini rossi invecchiati. Fate invecchiati. Facciamo, certo. facciamo anche un po' di prosecco, un prosecco Asolo, perché siamo nella parte del DOCG Asolo. E poi da non molti anni, però ci lavoriamo da più di 25 anni, facciamo anche dei bianchi fermi. Siamo un'azienda lenta, perché anche il bianco esce dopo più di 2 anni, il vino più semplice esce dopo 3, le riserve dopo 4, quindi siamo gente che si prende del tempo. Diciamo che abbiamo sempre pensato una cosa: la prima etica di un imprenditore è il guadagno, perché un imprenditore che non guadagna va a rovinare i sogni di tutti, certo, fossero solo i suoi. E dall'altro lato abbiamo pensato una cosa: che nessuno può decidere a priori dove si fa o non si fa, perché la differenza la fanno gli uomini e le loro capacità. Quindi in ogni luogo può nascere un viticoltore, come in ogni luogo un ragazzo può un giorno prendere un premio Nobel, e magari è il tuo vicino di casa, e dici: porca miseria, guarda, non gli davi 2 lire, perché siamo noi, la provincia italiana è fatta anche di questi pensieri. Allora, visto che suo figlio è presente, dica a suo figlio come si diventa leader nel vostro settore. Nel nostro settore si diventa leader comportandosi onestamente tutte le mattine, svegliandosi con l'idea che bisogna rispettare il prossimo ma inseguire i propri sogni, avere un'etica, avere il pragmatismo imprenditoriale, pensare che da soli non si fa nulla e comunicare passione in ogni momento. E poi tanta, tanta fatica. E ogni tanto, se c'è da rinunciare a qualche cosa, lo si fa in funzione del sogno. E quali sono i vostri progetti futuri? I nostri progetti futuri sono il consolidamento del brand. Perché per noi è difficile aumentare, per dire, la produzione, la superficie aziendale. Perché noi vogliamo formare le persone. Le faccio un esempio semplice. Se domani mattina ci fosse l'opportunità di acquistare un pezzettino di terra per allargare la produzione, magari saremo anche in grado di farlo oggi. Ma il problema è chi la gestisce con tutte le attenzioni che mettiamo, certo, oggi. Ogni volta che c'è qualcosa in più, servono delle persone, va gestita, certo. E devono arrivare la mattina in azienda che sono felici e orgogliosi. E devono mettere la maglietta. E devono essere anche capaci, poi. Devono essere. Oggi ci sono un sacco di ragazzi capaci, c'è una gioventù strepitosa, non mi fanno più fare un colloquio di lavoro, perché io se parlo con 10 li assumerei tutti a 10. Perché tutti sono bravi. Ma li devi anche tirare fuori le cose che hanno dentro. Certo. Li devi far capire che c'è un cuore dietro il lavoro, una passione, che quella cosa gli dà dignità. Anche il lavoro più umile. Anche la signora che pulisce l'azienda deve capire che in quel luogo, quando arriva uno e trova pulito, dà valore al luogo dove si trova. Certo. È fondamentale. Dice, questo. Ah, guarda che posto pulito che è questo, meraviglioso, bello. È la prima cosa. Certo. Un sorriso. E poi se gli dai anche un'agricoltura pulita, un prodotto che quando lo bevi dici buono. Poi, ovvio. E che ti rende felice la sera, no? In una bella cena, esatto, è venuto bene. Io dico sempre, pensa se facevo bulloni nei momenti di difficoltà, cosa mi masticavo un bullone. Poi, non le voglio anticipare la domanda perché mi chiederà qualcosa sul mercato. Io non ho mai trovato in nessun angolo del mondo una carta dei vini dove c'era una riga vuota perché doveva esserci un prodotto della mia terra. Sono andato con le bottiglie dappertutto a raccontare la nostra storia e ho tolto qualcuno e me ne dispiaccio, o forse ho fatto scrivere in più piccolo in modo che ci stesse anche il nostro. Perché è solo questo quello che devi fare. Perché il nostro è un mondo secolarizzato, ci, certo, sono dei mostri sacri, ci sono delle cose già stabilite. Degli zoccoli duri che è difficile scalfire, saluto questo. E che si rafforzano perché hanno dei cambi generazionali strepitosi, li hanno elevati, sono bravi, sono forti, sono attenti, conoscono i mercati. Noi, le racconto una cosa che mi inorgoglisce tanto. Noi facciamo un ottimo lavoro nel nostro territorio e siamo riusciti a farci voler bene nel nostro territorio, che non è facile. Veneto è una terra dura, non è una terra facile fare con persone che hanno caratteri non da poco, ma come un po' la Lombardia, come il Piemonte, questo nord che ti sembra sempre un po' duretto. Però ci vogliono bene, riusciamo a fare un lavoro discreto nel resto d'Italia perché abbiamo una storia, perché a forza di vincere premi, anche se sei piccolino, la gente un po' ti conosce. E poi facciamo piano piano un po' di estero. Siamo sul 20-25% di mercati esteri, restano mercati importantissimi come quello americano, ma quando io le dico qual è per noi il nostro secondo mercato, ma è molto importante, che è la Francia, e soprattutto Parigi città, uno dice: vai a vendere il ghiaccio agli eschimesi. Certo, perché loro se ne intendono.
Certo, e loro capiscono se il prodotto è di qualità, è buono e vale la pena bere un prodotto straniero perché è buono. Assolutamente, che ti diano una soddisfazione no, ma mai pensare che dove la gente ha una cultura di un certo tipo siano scemi. No, no, ma io conosco una persona in Toscana che vende i suoi prodotti di formaggi, sì, in Francia, ha vinto il primo premio. Vabbè, e vede che, voglio dire, quando il prodotto è di qualità, i francesi sono scemi. Loro si sono inventati un sacco di cose, un formaggio all'anno, le formaggerie, ma non hanno né il parmigiano reggiano né il gorgonzola. No, ce l'abbiamo solo noi. Io la ringrazio, sono molto gentile, complimenti per la sua azienda. Abbiamo parlato di tutto, anche abbiamo parlato di vino. Tutto, sì. Grazie. Grazie. Buonasera, a lei. Arrivederci. Grazie. A lei.